Ragazzi del web, un salutone da un bacio e bentornati nella Heaven of Sorcery. E prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo di lasciare un like per sostenermi la serie del canale, iscrivervi se fatto, lasciarmi un commentino, dandomi consigli su quello che ho fatto oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella Heaven of Sorcery. Nello scorso episodio ci siamo fatti il mantello delle stelle e siamo andati a fare un paio di dungeon dell'Aether. Fra un episodio e l'altro non è che abbia fatto grandi cose, l'unica cosa mi sono fatto un 3 beacon dell'Astral per poter farmare un po' di legno in automatico da poter utilizzare come charcoal. Perché fondamentalmente credo che prossimamente ci servirà un bel po' di mana e quindi ci servirà tanto charcoal da buttare qua dentro. Magari utilizzeremo anche altri metodi di farming di mana, però boh, per ora va bene così. Quello che vorrei andare a fare quest'oggi, ragazzacci, è una cosettina abbastanza semplice ma che ci servirà per il futuro, ovvero un sistema di gestione degli inventari. L'Arcane Archive è appunto un sistema di gestione degli inventari abbastanza interessante, non evoluto come potrebbe essere l'Aprid o altre cose, però abbastanza interessante. L'Arcane Archive non è che abbia tante cose, ce n'ha poche ma fatte bene. Quello che ci serve potrebbero essere delle Radiant Chest, che sono molto semplici da fare, sicuramente un Manifest Lantern, che anche questo è abbastanza semplice da fare, e volendo lui, il Monitoring Crystal, che si fa sempre qua dentro. Ok. Ma partiamo con ordine. Prendiamo un po' di questi e facciamo qualche Radiant Chest. Allora, le Radiant Chest non sono diciamo molto grandi, anzi sono piuttosto abbastanza piccoline, ma neanche tanto, però dovrebbero essere abbastanza utili. Ne farei per ora 4, poi vediamo. Sono abbastanza carine e tengono abbastanza oggetti, hanno un sistema di ricerca, diciamo che fanno la sua porca figura. Potrebbe essere interessante anche farci questa, ok, che è la crafting table della dell'Arcane Archive, che anche questa è molto semplice da fare. Gli diamo un'occhiatina, è pure bellina a vedersi. Ha qualcosa di particolare, c'ha degli slot. Ah, ok, quindi se io faccio così... Ah, si salva le recipe. Interessante. Potrebbe essere utile. Ok. Magari ne teniamo una giusto per... Dove la mettiamo? La mettiamo qua al posto della torcia. Magari ci potrebbero essere delle recipe che... ho interesse di salvare, quindi perché no? Dopodiché abbiamo bisogno di questo. Questo è un po' più particolare. Abbiamo bisogno del nero, ok, della carta e del Radiant Dust. La carta ce l'avevo, giuro che ce l'avevo da qualche parte, ce l'avevo, eccola qua. Per quanto riguarda il nero utilizzerei i fiorellini della botania, quindi trasformiamo anche questi funghetti, quindi media, la bacchetta magica, questi li andiamo a piantare, perfetto, e ci facciamo loro li andiamo a cosare, trasformare in fiori grossi, quindi ci serve questo e le forbicine, eccole qua. Quindi salve 1, 2, 3 e 4, perfetto, almeno ci abbiamo un po' di scorta. E poi avremo bisogno del pestello. Il pestello, legno, ciotone, sì, ok, abbastanza semplice. Quindi ci facciamo le ciotoline, questo qui e questo qua.
Perfetto, questo lo mettiamo qua e ci facciamo quattro cose di legno. Eccellente, questo e questo li mettiamo qua perché sì. E poi posiamo sta roba che non ci serve. Olè. Sta robetta qui io me la porterei, me la metterei a portata di mano. Tu però non mi rubare la roba, eh. Allora, diciamo che questo me lo metto qua. Ci dobbiamo fare questi, ok, il manifest che abbiamo bisogno della paper, ok, e a questo punto abbiamo bisogno di stick e legno, ok. Il signor manifest, eccolo qua, ce lo facciamo e lo andiamo a mettere. Zan zan zan, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Non lo so. Metterebbe qua, mi sembra un posto adeguato. Lui cosa fa? Vede quello che c'è all'interno degli inventari dell'Arcane Archive. Ok. Queste 70 e queste 27 molto probabilmente sono qua dentro. Esatto. Se io metto della roba qui, lui andrà a vedere anche queste cose. Mettiamo caso che io voglia il legno. Mi dice che è qua dentro, con questa lineetta, il che è interessante. Non ci è consentito di prendere le cose, però è un sistema di ricerca funzionale. Ora, io non è che ho voglia di cambiare queste ceste con queste, lo potrei fare. Però queste qui sono molto più spaziose, tengono più oggetti, quindi è un peccato non utilizzarle. Per poter fargli leggere anche queste, dobbiamo utilizzare questo coso qua. Quindi ci serve questo, il Living Wood e le Dunstone Nuggets. Ok. Quindi mi facci fare 1, 2, 3, 4, 5, una decina di questi, perché ci possono servire, anzi sicuramente ci serviranno. Abbiamo bisogno dei gli stecchetti della botania, quindi del Living Wood. Living Wood ce l'abbiamo, stecchettini li facciamo 11, va bene. Dovremmo farmare altro Living Wood. Lo mettiamo a fare. Questo legno qui dovrebbe andare più che bene. E poi abbiamo bisogno della Dunstone. Ne ho qualcosa qui? No, ovviamente, come ti sbagli? Dalla parte di qua nemmeno. E quindi questo qui, come lo facevo con questo? E questo qui era gold più copper. Allora, gold ne abbiamo in quantità industriali, copper un pochettino meno. Il copper lo faccio così con il magma block, l'iron dust e il mana powder. Ok, farmata anche un po' di mana powder, dovremmo avere tutto per fare le Dunstone Nuggets, o meglio il copper nuggets. Sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Butto questo dentro e questo dentro, lui mi fa il copper. Oh yes. Bene. Farmato anche un po' di sta robetta qua, direi che siamo abbastanza messi bene per cercare di capire quello che c'è da fare. Allora, sembrerebbe che la proporzione sia 1 a 1, quindi prendiamo 24 e 24, o magari ce ne teniamo un pochettino. Ma sì, teniamoci un pochettino di copper, se sa mai nella vita non ci dovrebbe servire più che tanto. Andiamo a buttare dentro la robetta e otteniamo un po' di Dunstone. Molto. Va come viaggio. Perfetto. Abbiamo della grazia. Tanta roba. Bene, bastano. Perfetto. In teoria, prendiamo un po' di nuggets e se io ti do questo e questo, dovrei poter fare l'oro. Perfetto. Ne faccio 5. 5 perché mi mancano questi. Allora, meno male che ho messo a fare un po' di Living Wood. No, non è tantissimo, però
Sono altri 8. Non ci basteranno mai nella vita, vero? Allora, vediamo se riusciamo a farne 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Ora, in teoria, se io questi li metto qui, sì, ok, così, lui dovrebbe poter leggere tutto quanto. Oh, la goduria, la bellitudine, eh? E così abbiamo la possibilità di vedere tutti quanti i nostri oggetti nell'inventario. E se io devo cercare qualcosa, non sto a impazzire a cercarla. Cioè, più o meno so dov'è le robe, però boh, più semplice così. Ora, come detto, le cose non si possono prendere, però ci si possono buttare grazie a questo coso qua, che è un pochettino più complicato. Vuoi la runa del fuoco e la runa del summer? Allora, vediamo un po', c'avevo qualche runa, però non so cosa ci abbiamo. Diamo un'occhiatina al volo. Ok, abbiamo una runa del fuoco, interessante. E quella del summer vuole terra, aria, quick soil, slime e un melone. Merda, mi manca quella dell'aria. Va bene, faccio tutto e ci vediamo tra un pochetto. Allora, dovremmo avere più o meno tutto per fare la runa del summer. Una cosa che mi mancano sono due di questi. Ok, quindi era questo. Questo, la runa della terra, la runa dell'aria e un melone. Oh yes. Ok, questo qui e questo qua. Benissimo. Ora, per fare la sorta di braciere, perché alla fine è una sorta di braciere, ci servono, che l'avevo visto, eccolo qua. Cosa abbiamo bisogno? Da qui non lo vedo molto bene. Ok, 3 living wood, 2 dawnstone e la radiant. La radiant, eccola qua, ne facciamo un pochettino, la lasciamo qua. Il molten core ne dovrebbe bastare uno. Yes, e ci manca living wood. Ok, dovremmo avere tutto? Ci abbiamo tutto? Ci abbiamo tutto, a posto. Bene, lui è il nostro bracerino. Ora, come funziona sto robo? Ci clicchi sopra, lui si sciola le ose e la butta dentro da qualche parte, non si sa dove, gli piace lì e la butta lì. L'unica cosa che io vorrei capire, ovviamente ci si possono anche droppare le cose all'interno. Lui mangia e butta dentro. Lui preferisce le radiant, ok. Domanda però, se io in una cesta qualsiasi ho già della roba, lui me la mette a caso o me le mette dove è già la roba? Me le mette a caso, va bene, non ti posso settare in nessun modo. L'unica cosa, eventualmente potremmo provare a fare questo scettro qua. Se non ho capito male, questo scettro in particolare ci dovrebbe dare la possibilità di gestire l'inventario in qualche modo. Non ho capito bene come e perché, però lo facciamo e vediamo come funziona. Quindi, se io faccio così, allora ci fa vedere gli spazi liberi, le cose, ok. Se però mettiamo caso che io prendo il gold, lo metto qua e faccio così, com'era la voletta da qualche parte? Aspetta, allora forse con questo scettro qui, che sarebbe quello avanzato, posso farlo, forse. Ah no, vedi? Gli posso dire ad una cesta di prendere un solo item. Ok. Non è proprio quello che volevo.
Va bene, ammetto che non è il sistema più efficace dell'universo, perché butta dentro le robe a caso, il che non è che mi triggeri tanto bene. Però abbiamo un sistema di ricerca niente male, che funziona bene, perché io tante volte magari voglio un qualcosa di particolare, non so, tipo questi bacchetti qui, e me li va a trovare lì, e una volta aperta la cesta mi dice anche dove sono, il che non è male. Si può avere di meglio? Forse. Purtroppo in questo pack non abbiamo di meglio. Però dai, ci si può stare. Magari potremmo fare anche un'integrazione con il sistema della Botania. Non lo so, staremo a vedere. Però per ora mi contento. Dai, detto ciò ragazzacci, direi che per oggi ci salutiamo qua. È interessante questa qui come mod, molto semplice, fa poche cose ma fatte bene, ok, e anche esteticamente è molto carina. Sicuramente ci darà una mano per il futuro, però anche se non è il top della vita, è abbastanza performante, ci si contenta. Detto ciò ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video mi ricordate di lasciare un like, un commento e condividere questo video sui social, di cui tra l'altro in descrizione se non siete ancora fatti iscrivetevi al canale. Un bacio! Con finalmente un sistema decente di gestione dell'inventario. Un salutone, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao!